soddisfazione per l'Italia, per noi italiani ci siamo sentiti davvero orgogliosi perché tutti erano davvero soddisfatti e contenti di questo premio alla, alla Benigni, al giullare italiano che è entrato con, nella tragedia con gli abiti della favola, così hanno detto gli esperti. Sì, e poi il Gran Premio... Puoi meglio specificare perché te ne intendi di cinema, no? No, poi il Gran Premio Speciale della Giuria, questo volevo dire, è un premio molto importante perché è dato proprio dalla, dalla critica. Gli stessi attori francesi lì presenti come Jean Reno hanno applaudito e hanno ringraziato Roberto Benigni per la particolare opera interpretativa. Noi siamo davvero contenti, emozionati, tra poco defluirà il pubblico delle grandi occasioni che è all'interno del palazzo che voi state vedendo alle nostre spalle. La, la premiazione c'è stata alle 20 e un quarto mi sembra, 20 e 10. Sì, è terminata verso le 20 e 10, è iniziata un'oretta prima sicuramente, poi chiaramente... ci sono stati gli altri premi importanti come la Palma d'Oro che è stata data al, al Theo Angelopoulos, il greco, il maestro greco che per il suo film ha visto riconosciuto la sua opera, anche un'opera, diciamo, un premio per tutta la sua opera. C'era tutto il bel mondo del cinema all'interno di questo palazzo prestigioso a Cannes, ci sono state delle inquadrature su, su la Mastroianni, su Chiara Mastroianni e poi il regista Scorsese che era il presidente della giuria, quindi una giuria di prestigio perché oltre a presiedere Scorsese gli altri erano nomi d'autore, come, come si suol dire, nomi importanti, li vogliamo ricordare qualcuno casomai, Roberto? C'erano i registi Chen Cage, Winterbottom, c'era l'altro Cournot, Jean Cournot, il francese, poi una serie di attrici, Sigourney Weaver, Lena Olin, Chiara Mastroianni, Winona Ryder, e poi c'era il cantante rap, rap Solar e una scrittrice cubana, La Valdés. Dopo le interviste potevamo fermarci qui e invece abbiamo cercato il colpaccio. Roberto Benigni, Theo Angelopoulos, Tonino Guerra, sceneggiatore, i trionfatori di Cannes 98, con il Gran Premio della giuria e addirittura la Palma d'Oro. A Roberto abbiamo teso un simpatico agguato. Domenica notte, dopo la sua premiazione, erano circa le due, terminato il party offerto dai Cecchi Gori, tutti i fotografi e giornalisti si erano allontanati dall'Hotel Majestic. Il nostro famoso attore, saputo ciò, si era allontanato dalla cerimonia per far rientro indisturbato in albergo. Non aveva fatto i conti con noi, che eravamo rimasti al Majestic proprio per sorprenderlo. Con noi c'era Arthur, l'uomo più alto del mondo presente a Cannes. Ah. Oh sì, oh sì. Roberto, e cosa vuoi dire per la TV italiana? No, scherzi, io non c'ho. Allora, sei contento? Molto. Isolina, come sta? Bene. Siamo innanzitutto... Sì, un saluto. Per tanti te. Complimenti. Oggi abbiamo gioito per te. Bello, vi ringrazio. Volevo chiedere una cosa soltanto, una curiosità. Sì. Hai baciato le scarpe di Scorsese oppure no? No, quelle no, vai, il bacio alla scarpa no, caso. Fiction. È la leccata al ginocchio portata. No,